sera ai telespettatori di Scienza e Lavoro. Uh, parliamo di politica eh, nella prima parte sia nell'idea della dimensione delle elezioni europee che ci saranno il 26 di maggio, una scadenza molto importante perché diciamo è la prima uh, prova di forza che faranno i movimenti uh, sovranisti e populisti a quello che è il quadro europeo, però anche le aree tradizionali dell'Europa si stanno riorganizzando. Si riorganizza il Partito Popolare Europeo, eh, mettendo un po', eh, diciamo così, ai confini Orban eh, leader ungherese che in realtà Tanto popolare non sembra, sembra più di destra e quindi viene richiamato l'idea di dire se sta nella famiglia dei popolari ci cioè si comporta in un certo modo, se si limitano i diritti delle minoranze, i diritti della comunicazione e del pluralismo, beh allora tanto popolari non si è. Lo stesso modo abbiamo la famiglia dei socialisti e democratici. Anche lì eh, ci sarà una, una riorganizzazione a tutti gli effetti. E potremmo ecco, così vederla nella dimensione di un recupero di voti in merito alla giustizia sociale? Non sappiamo. C'è una grande famiglia invece che sta recuperando consenso. Soprattutto abbiamo visto degli ottimi risultati ottenuti in Germania da questo partito. È un partito del quale eh, chi vorrà governare la Germania nei futuri anni dovrà farne assolutamente conto. E soprattutto è collegato anche al concetto del Friday for Futures. Qualcosa sul quale anche noi di scienza e lavoro siamo impegnati. Bisogna guardare al futuro, un po' come Greta Thunberg ha detto a uh, COP24 nel suo richiamo alla idea che la politica si debba occupare del, del futuro, dell'ecologia, della vita, dell'inquinamento, delle cose importanti. Ecco, in questa famiglia politica potrebbe entrare un progetto politico importante, fatto da sindaci, fatto dai rappresentanti del popolo. Dolben Benvenuto a Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, nonché segretario e coordinatore nazionale dell'Italia in Comune. Buonasera Pascucci. Buonasera a voi. Allora, eh, la prima domanda, quella di Rito, Italia in Comune, che cos'è Italia in Comune, partito politico? Beh, noi abbiamo deciso di fondare un partito politico in un momento storico in cui ci hanno detto che la parola partito non andava di moda. Io credo che non si debbano fare le cose che vanno di moda, si debbano fare le cose in cui uno crede, le cose giuste. La nostra Costituzione prevede i partiti e noi abbiamo deciso di costruire questa forza politica con l'obiettivo di portare i territori all'interno delle aule nazionali. Crediamo che oggi la vera rappresentanza parta proprio dagli amministratori locali, dai sindaci, consiglieri comunali, dagli assessori, da quella classe, diciamo così, politica dirigente. Che è stata bistrattata negli ultimi anni, ma che poi si è fatto carico di portare avanti lo Stato, di portare avanti le iniziative che hanno, di cui le comunità hanno bisogno. Quindi l'idea è di usare Italia in Comune per trasformare questo modello in un modello nazionale. E mi sembra sicuramente un'ottima iniziativa. Eh, io stavo accennando della possibilità ecco, di un vostro eh, adesione, un vostro inserimento in quello che è il quadro eh, dei Verdi europei. Perché sembra questa eh, la famiglia politica europea ideale per voi? Ma intanto va detto che noi abbiamo affrontato eh, le elezioni europee con uno spirito diverso forse da altri partiti, perché per un lungo periodo eh, abbiamo avuto la incertezza se partecipare o no. Siamo impegnati infatti nelle elezioni regionali in Piemonte dove candideremo una lista a sostegno di Chiamparino e si vota lo stesso giorno. Quest'anno si vota in circa 4.000 comuni, il 50% dei comuni italiani e in molti di essi noi ci siamo. E stiamo lavorando per le regionali che ci saranno in Emilia Romagna in autunno. quindi le europee erano diciamo, un ostacolo complesso da superare e anche da affrontare. Quindi, la prima regola che ci siamo dati è che non l'avremmo fatta da soli. Quindi, non ci sarà il simbolo Italia in comune da solo sulla scheda elettorale. Questa è la prima questione. La seconda è che abbiamo cercato una famiglia di riferimento che ci rappresentasse. Noi, prima che ci fosse l'Esploit eh, dei Verdi in Baviera, che ci fosse eh, il, il Fridays for Future, che ci fosse diciamo, tutta questa rinnovata eh, attenzione per i temi ambientali e anche questa nuova attenzione dei partiti tradizionali verso i temi ambientali, quegli stessi partiti che in questi anni non hanno fatto politica ambientaliste, noi siamo ambientalisti per, per, per natura, i sindaci devono preoccuparsi delle emergenze territoriali. Sanno quanto è importante fare la differenziata e se esiste la differenziata è grazie all'impegno delle comunità locali e dei sindaci. Sanno quanto è importante lavorare sulla depurazione delle acque, sui sistemi fognari, sulla riconversione economica delle aziende in un'ottica di verde diverso da quella a cui anche in Italia siamo abituati dai partiti tradizionalmente ecologisti che ci hanno fatto sempre dare l'impressione che verde significasse no a tutto, no allo sviluppo. No, l'economia green significa creare nuovi posti di lavoro riconvertendo le aziende, facendo sì che gli ecomostri, come le, le, le riconversioni a carbone che abbiamo avuto. Io vengo da un territorio in cui abbiamo lottato contro una riconversione a carbone della centrale di Torre Valdarica Nord a Civitavecchia, quando vediamo realizzare inceneritori o grandi discariche. Questo non deve, non deve accadere. Per questo abbiamo visto che la famiglia di Verdureco è una famiglia di riferimento importante. Mi sembra. Lei ha diciamo così, un collega di viaggio molto importante, importante come lei, che sicuramente è entrato nelle cronache perché dopo la sua elezione, toccando l'amministrazione, il modo di amministrare in modo tangibile, poi fece un passo effettivamente di allontanamento dal Movimento 5 Stelle. E parliamo del sindaco Pizzarotti. Vediamo la clip. Italia in comune nuovo partito la presentazione per la prima volta qui sul territorio perché c'è la necessità di questo nuovo partito. Italia in Comune parte dalla necessità di tanti amministratori, perché siamo partiti da sindaci, consiglieri comunali, assessori che un po' in tutta Italia hanno cercato di dare gambe al civismo, perché alla fine siamo tutte liste civiche per avere uno sbocco sia a livello regionale che nazionale. Non a caso siamo già candidati in Sardegna, in Abruzzo, siamo candidati adesso in Piemonte, guardiamo lo scenario nazionale per capire quando ci saranno le elezioni, quindi è per dare quello spazio alle liste civiche e quindi alla loro visione anche pragmatica della politica in chiave. Però anche nazionale. Una carta dei valori che mette al centro la persona, la legalità, ma mette al centro anche l'ambiente, la cultura e l'Europa. Assolutamente sì, una carta dei valori che cerca di rappresentare chi siamo e soprattutto chi non siamo, che non lascia l'ambiguità che hanno lasciato tanti altri e quindi come dire lasciando immaginare tutto il contrario di tutto. Invece noi vogliamo dire chiaramente chi siamo e all'interno di quella carta vogliamo poi costruire un programma credibile per realizzarlo. Italia in comune, ecco oh, Pascucci. Eh, sembra un progetto di riaggregazione. Diciamo così, nell'ambito eh, di quello che potrebbe essere il centro-sinistra, e tutte quelle realtà civiche che sono nate anche dalla delusione eh, rispetto al Partito Democratico. Cioè tu il Partito Democratico eh, ha deluso, una, diciamo così, un uh, elettorato molto importante, molti cittadini non si sono sentiti più rappresentati e hanno cominciato a organizzarsi in alcune realtà eh, civiche. In realtà realtà civiche però un po' frastragliate. Potrebbe essere Italia del Comune il progetto per riaggregarle tutte? Guardi le rispondo con due osservazioni Premesso che poi nessuno conosce il futuro Quindi ho sempre detto che quando uno costruisce una forza politica La costruisce perché ne sente la, ne la necessità personale Poi se questa incontra l'esigenza degli altri funziona Se no non funziona Insomma la democrazia è bella per questo La prima questione è che il presidente di Italia in Comune è Federico Pizzarotti Il segretario di Italia in Comune Alessio Foscucci, Il vicepresidente è il sindaco di Latina Damiano Coletta Tre sindaci che sono molto stimati dal PD nazionale e dalla sinistra, diciamo, italiana, e che hanno nella loro città il PD all'opposizione. Questo già dà un senso di come il Partito Democratico nei territori spesso faccia delle scelte che non si comprendono. Io, peraltro, nella mia città ho il PD all'opposizione, che quando si è candidato contro di me, ha preso il 5% in una città di 40.000 abitanti alle, alle porte di Roma, il che significa che il loro elettorato ha votato altre cose, in questo caso particolare, ha votato me. La seconda domanda è, possiamo aggregare tutti i civici d'Italia e metterli insieme come in una grande internazionale civica? No, perché? Perché questo è l'errore che hanno fatto alcuni partiti, sia il primo PD veltroniano che pensava di poter fare stare insieme il Manche, cioè quelli che la pensavano in un modo ma anche quelli che la pensassero in un altro, e sia il 5 Stelle che ha aggregato contro noi non vogliamo fare una casa in cui tutti quelli che la pensano contro qualcosa stiano insieme, vogliamo costruire una casa in cui tutti quelli che si ritrovano nei valori della nostra carta dei valori possano stare insieme noi siamo una forza accogliente quindi riteniamo che la gestione dell'immigrazione in casa sia necessaria per garantire una maggiore sicurezza che le nostre città, diversamente da quello che dice il ministro Salvini, sono più sicure se gestiamo bene l'accoglienza. Sarà un tema che affronteremo poi durante la puntata. Ho fatto questo esempio per dirle che anche un civico fuori dai partiti, che ha un governa una città e che quindi avrebbe tutte le caratteristiche per stare insieme a noi, ma che crede che l'accoglienza vada gestita con i muri, non può stare in Italia. Diciamo che voi state riprovando a ridare un contenuto al centro sinistra italiano e poi vedere se intorno a questo eh, si esatto. riesce a costruire una forza politica che ha un'incisività esatto, importante. Esatto, Federico Pizzarotti ha detto una frase che anche io dico spesso, la carta dei valori spiegando esattamente chi siamo. Contemporaneamente spiega chi non siamo, cioè noi non vogliamo tutti, vogliamo quelli che la pensano come noi e che nelle differenze, nelle diversità, nelle complessità possano costruire un percorso politico futuro per dare un impulso nuovo all'Italia. Facciamo vedere ai nostri telespettatori il suo discorso a Piazza Grande. Piazza Grande poi in realtà è diciamo così, un think tank eh, che serve, diciamo così, a Far sentire tutti quelli che ruotano proprio nell'ambito centrodistra. Vediamo la clip. Alessio Pascucci è il sindaco di Cerveteri e dal 2014 è vicepresidente nazionale dell'Associazione Siti UNESCO Italiani. Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto, in carica dal giugno 2014. Monica Cerutti, assessore attività produttive, ricerca e innovazione della Regione Piemonte e poi Dino Ambrosino, sindaco di Procida, eletto nel 2015. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Vi saluto tutti e saluto in particolare il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Io vorrei aprire facendo una cosa, so che non dovrei farlo io, ma chi dovrebbe farlo non lo farà e siccome mi sento un uomo delle istituzioni. Quanto dovrebbero sentirsi altri vorrei aprire facendo le scuse a Ilaria Cucchi e alla famiglia Cucchi, chiedendo di avere un governo di cui non dobbiamo vergognarci ogni giorno per il vilipendio che fa la nostra Costituzione. Ma sono qui anche per parlare di un altro tema. Un tema che è difficile e sul quale ho riflettuto molto, il tema dell'immigrazione. Perché io, ogni volta che salgo su un palco, dovunque sto, parlo di immigrazione. I ragazzi e il mio staff, quelli che lavorano come mi dicono: Ale, non parla sempre di immigrazione perché ti fischiano, la gente si arrabbia, cerca ogni tanto di parlare di qualche altro argomento. Io mi sono chiesto se fosse giusto o no e devo dire che mi sono preoccupato del fatto che noi stessimo inseguendo il nostro diciamo primo ministro ombra e la linea della Lega su alcuni temi, dimenticandocene altri. Poi però mi sono accorto che invece non avevamo scelta, noi dobbiamo ogni giorno parlare del tema dell'immigrazione, perché il tema dell'immigrazione traccia una linea netta fra chi sta di qua del campo e chi sta di là, chi sta con la Costituzione della Repubblica Italiana e chi sta contro la Costituzione della Repubblica Italiana. E non posso non mandare la mia grande solidarietà a Mimmo Lucano, un grande sindaco italiano, un simbolo dell'Italia, uno di quelli che sta dimostrando al mondo che non siamo né una nazione xenofoba né una nazione razzista e che ha detto una cosa molto importante con il suo operato. Che non è vero che i problemi complessi devono necessariamente essere messi sotto il tappeto e fa paura perché Mimmo Lucano smonta la tesi di, Ma di Matteo Salvini. La tesi di Matteo Salvini è che l'immigrazione crea disagi all'interno delle nostre comunità, invece in tutti i comuni in cui si sono fatti progetti di SPRAR, in tutti i comuni in cui i sindaci insieme alle istituzioni hanno fatto progetti di accoglienza, le cose sono andate bene e quasi nessun sindaco non li ha rinnovati. Il problema è che questo non fa, diciamo, non fa audience, oggi vince lo slogan, non vince sicuramente il ragionamento. Ho trovato scritto su un muro una frase che mi è piaciuta molto, che quando un uomo con uno slogan incontra un uomo con un ragionamento, l'uomo con il ragionamento è un uomo morto. Purtroppo è vero, perché dobbiamo impegnarci e dobbiamo lavorare e questa è la prima cosa che chiedo. Mi piace molto questa idea che, che un uomo con uno slogan, un uomo ragionamento, quello con ragionamento è un uomo morto. Cioè, quindi in realtà quello con ragionamento cerca diciamo così, di far uscire il meglio dalle persone che incontra. Quello con lo slogan cerca in sé di affascinarli, di, di portarli sulla propria... cerca un consenso più che di far ragionare le persone e far uscire un meglio. Uno cerca seguaci, l'altro cerca le idee. Beh, eh, siamo diventati un po' la bullica di Twitter, no? Eh, Matteo Renzi scriveva più su Twitter che sui giornali e eh, questo la paghiamo, l'ha pagata lui, la paghiamo tutti, perché quando poi lui ha voluto spiegare la riforma costituzionale per il referendum del famoso 4 dicembre di alcuni anni fa... E non è passata la riforma costituzionale perché lui ci aveva abituato ai tweet di, di 140 caratteri e è passato che il referendum era su di lui e quindi la gente ha votato non pensando alla riforma costituzionale ma pensando a se voleva non meno dare un consenso all'attuale, a quello che in quel momento era il primo ministro. È complesso, è complesso, il ragionamento richiede l'attenzione. Ieri parlavo con, un, uh, con degli esperti di comunicazione che stanno facendo dei progetti nelle scuole sull'informazione, e mi dicevano che ormai se non rieduchiamo i giovani a leggere, essi sono abituati a guardare la foto sul giornale e il titolo. Come sappiamo, i titolisti da sempre eh, non in questi anni, generalmente fanno il titolo che strappa l'applauso, e quindi non è detto che il titolo sia esattamente il contenuto dell'articolo, anzi, spesso prende una dichiarazione, magari forte e fa sembrare a me è successo spesso che mi hanno messo nel titolo una dichiarazione che dava quasi un'intenzione un diversa a quello che avevo detto nell'intervista nell e dobbiamo riabituarci ad avere tempo voi fate questa trasmissione d'approfondimento che dura 30-40 minuti in cui sviscerate i temi eh, la gente bisogna saperla tenere e mentre in genere siamo abituati che uno cambia canale ogni 20 secondi allora c'è una linea che vorrei affrontare, al di là di quella che lei cioè, tracciava rispetto alla Costituzione, vorrei approfondirla. Allora, C'è questa, diciamo questa forza oggi rappresentata nel governo, no? questi due partiti, che secondo me eh, la, la vera forzatura che fanno sulla Costituzione è quella del disconoscimento delle, diciamo delle rappresentanze intermedie. Vorrei capire se dall'altra parte, chi si mette dall'altra parte del campo, vuole cominciare seriamente a riconoscerle. Perché, dicevamo prima di Matteo Renzi, io personalmente, da analista di politica, di strategie politiche, potrei dire che forse il grande fallimento di Renzi e poi il, cioè, il non funzionamento della sua idea e quindi il non coinvolgimento viene proprio dal fatto di aver avversato nella fase iniziale del suo governo, tentando un recupero di ultima istanza, ma. Sapevamo che era quasi impossibile. Ha avversato guardi, i corpi intermedi. Guardi, io Perché in realtà ha detto: Io popolo, io popolo. Sono perfettamente d'accordo. E Di Maio fanno la stessa cosa e questo è il mio popolo. Addirittura le dico ancora peggio, perché Renzi almeno intermediava con, quasi quasi con i suoi parlamentari e i suoi sì, ministri. Sì, sì, sì. Di Maio e Salvini dicono: mai tutto. esistiamo io e il Popolo, non esiste il Presidente del Consiglio dei Ministri, non esistono i ministri, non esistono i parlamentari, non esistono i governatori regionali, non esistono i sindaci, non esistono i sindacati, le associazioni di categoria. Allora io vorrei capire se dall'altra parte è possibile invece dire una cosa diversa. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con lei. Una delle cose che dico più spesso è che Matteo Renzi ha, eh, ha distrutto le rappresentanze intermedie. L'ha fatto con i partiti e l'ha fatto con i sindacati, eh, insultando i sindacati perché di ascoltarli. Io faccio il sindaco. Sarebbe bellissimo, qualunque sindaco glielo dirà: non avere il consiglio comunale, non dover ascoltare i cittadini, stare testa bassa e procedere. Intanto, nessuno di noi è infallibile, nessuno. Quindi il confronto anche con il più feroce avversario ti può accendere delle luci e questo è fondamentale. In secondo luogo facciamo parte di una Repubblica democratica, lo dice la nostra Costituzione, quindi dobbiamo accettare che si vince se si prendono i voti e se si è eletti e che bisogna mediare con l'elettorato e con i corpi intermedi per raggiungere gli obiettivi io nel mio primo mandato da sindaco avevo un progetto urbanistico in testa di sviluppo della città che tuttora sono convinto che fosse una delle migliori cose che si poteva fare per il mio territorio la mia maggioranza non era d'accordo o almeno una parte di essa non era d'accordo siccome era un, un, un punto non presente nel nostro programma elettorale quindi non era una cosa su cui avevamo firmato tutti insieme o comunque non si è fatta la Consultazione popolare. Abbiamo fatto un dibattito interno. Era un tema così importante che io, se non avessi ottenuto un'unanimità un un interna all'interno della mia maggioranza, non l'avrei neanche portato alla città. E così è stato. Io sono tuttora convinto che abbiamo sbagliato, eh però sono stato messo in minoranza dentro la mia amministrazione e da sindaco democratico ho deciso che a quel punto non sarebbe stato se lei me lo chiedesse oggi le direi che abbiamo sbagliato però può darsi che noi abbiamo fatto bene nessuno è infallibile forse i miei consiglieri sono stati più saggi di me anche perché dalla programmazione urbanistica avviene la rigenerazione urbana dei territori e se avviene la rigenerazione urbana dei territori si dà il lavoro all'edilizia si dà il lavoro agli operai no, no, certo, e certo. quindi questo secondo me chi non fa questa no tipo no di però, azione, non, però non sono, non sono stato preciso noi siamo stati la prima amministrazione che dopo 50 anni ha fatto il piano regolatore abbiamo fatto due o tre operazioni di grande sviluppo urbanistico quindi non abbiamo bloccato l'urbanistica per niente anzi siamo stati la più prolifica delle amministrazioni degli ultimi 30 anni su una specifica operazione quindi non ah, era okay, su, parte, parte, sì, okay. sì, sì, su, su un, un progetto su un'area su cui ha voluto fare dello sviluppo e i miei non erano d'accordo non l'abbiamo fatto allora, e, quindi il problema è siamo, vogliamo essere democratici dobbiamo essere democratici allora, perché la democrazia sicuramente non ci soddisfa tutti perché se siamo in 10 e dobbiamo decidere che fare questa sera e dove andare a cena è semplice no? non saremo tutti e dieci d'accordo sì. no. cioè avremo un amico vegetariano quello che vuole mangiare la carne quello che vuole mangiare il sushi e quindi alla fine stare insieme che è più importante di quello che ci mangiamo ci costringe a fare un passo indietro? Decidiamo di una sera di, di mangiare, magari non la cosa che preferiamo per stare insieme. E eh, questa è la politica: assolutamente, vale anche nelle famiglie tra moglie e marito: Vale, con il marito complicatissimo. <ride> allora andiamo su tre temi politici, così vediamo Italia in comune come diciamo così, in linea detta su questi tre temi. Partiamo dal primo tema. Eh, il tema, diciamo così: povertà, disoccupazione, e questo governo 5 Stelle che ha voluto fare una cosa che provava a metterle insieme tutte e due. Vediamo il servizio. Prese sono il cuore di questo paese. Ecco perché il reddito di cittadinanza andrà anche a loro. Abbiamo previsto incentivi molto importanti. Le imprese che assumeranno i beneficiari del reddito avranno un incentivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario. Vi ricordate di Giorgio Bianchi? Se dopo tre mesi che percepisce il reddito viene assunto da un'azienda, questa riceverà le restanti 15 mensilità, cioè un contributo di 11.700 euro all'anno. È un incentivo straordinario che spinge le imprese ad assumere il prima possibile i beneficiari del reddito di cittadinanza. E prevediamo anche degli incentivi per diventare imprenditori. I beneficiari del reddito che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa nel primo anno avranno diritto a 6 mensilità in più, sempre entro i 780 euro al mese. Per questo, lo ripetiamo da sempre: reddito di cittadinanza fa rima con lavoro. Allora... Io penso che con 780 euro, eh, diciamo così, non si esca dalla povertà. Penso anche che eh, se non vengono inseriti dei vincoli chiari, eh, diciamo così, eh, per, le, per le imprese non, sono, eh, questo, non è questo contributo che ti fa assumere una persona nel lungo periodo. Nella vita uno fa impresa e aggrega risorse perché come dire, mezzi, diciamo così, attrezzature e persone che lavorano insieme producono un valore aggiunto, un prodotto e quindi, in conseguenza, quella è una motivazione per assumere, perché ho un obiettivo finale. Di norma la politica si dovrebbe occupare di, come dire, un po' Non mischiandosi troppo, ma un po' aiutare alla costruzione di mercati dove le imprese possono andare ad operare, eh, trovare eh, modo e maniera per creare un mercato di entrata e di uscita flessibile, questo è un, po è un altro tema. Io non riesco a capire ancora il nesso. Allora, qual è, come affrontereste voi il tema? Da una parte della povertà e da un'altra parte della disoccupazione, che per quanto riguarda l'età giovanile, è veramente ancora un, un tema di, eh, diciamo sì, di, ingiustizia sociale molto forte. Allora, intanto a me piace dire una cosa: che se uno ha il coraggio di fare la politica diversa, deve non soltanto dirlo ma anche farlo io sono sempre stato un sostenitore di una sorta di reddito di cittadinanza non l'ho mai chiamato reddito di cittadinanza ma sono sempre stato il sostenitore di una norma che desse alle persone che non avevano niente che non trovavano un'occupazione un sostegno per arrivare a fine mese perché è quello che nelle nostre città vediamo tutti i giorni ok? E quindi non posso dire che sono contrario al reddito di cittadinanza. Sono sempre stato un sostenitore e quelli che ne sono stati sostenitori fino al giorno prima che lo facesse il 5 Stelle e che il giorno dopo che l'ha fatto il 5 Stelle l'hanno attaccato, si spiega perché poi non vengono rieletti. Poi non condivido questa modalità, cioè non condivido il percorso che questo governo sta facendo per il reddito di cittadinanza. Va anche detto che dobbiamo vederli, vediamo che ripercussioni avranno. L'idea che ci siamo fatti negli ultimi anni, e mi dispiace citare sempre Renzi, sta diventando un tormentone, ma lui ne è stato proprio l'esemplare più significativo. È che oggi la politica non faccia quello che dice lei, non investa sul futuro, ma preferisca lo slogan, preferisca fare la trovata che dà una risposta subito e che magari ti fa prendere il 40% alle europee, come è successo al Partito Democratico 5 anni fa, senza pensare alle ricadute. Il governo. E, diciamo così, Letta Renzi Gentiloni, il governo precedente, la, la legislatura precedente, ha fatto delle degli importanti eh, incentivi sulle aziende che assumevano le persone. Soltanto che gli incentivi non erano strutturali e lo, me ne rendo anche conto perché uno potrebbe non essere in grado di dare all'azienda incentivi per 30 anni. Qual è stato il risultato? Che le aziende hanno preso quei dipendenti nel momento in cui avevano l'incentivo e li hanno cacciati via quando l'incentivo è finito. Parliamo del Jobs Act. Allora noi dobbiamo ragionare se vogliamo creare occupazione strutturale o se vogliamo dare una risposta nei prossimi sei mesi, sei anni, due anni, venti mesi, perché abbiamo un appuntamento elettorale. Il reddito di cittadinanza, così come l'ha pensato il Movimento 5 Stelle, sembra un intervento non strutturale. Le ripercussioni di un'opera così complessa non si possono avere se non dopo averla testata, però non partono con i migliori presupposti, anche perché eh, Di Maio secondo me ha commesso un errore, ha avuto l'esigenza, per non farsi schiacciare dalla Lega, di dare una risposta sul reddito di cittadinanza immediato. Se quando vieni eletto, vieni eletto per governare 5 anni, significa che non devi fare tutto nei primi 15 giorni, perché le cose che partono male, rischiano poi di non essere recuperabili. Quindi forse io avrei atteso le critiche delle altre forze politiche e delle opposizioni per più tempo, tanto abbiamo i numeri per governare, e me la sarei presa un po' più comoda. Non avrei pensato alla scadenza dell'Europea, avrei pensato a che ripercussione sulla Vita nazionale poteva avere quella misura. Secondo tema importante è quello delle grandi opere, e soprattutto su questo al centro c'è il ministro Toninelli, il ministro Toninelli tante volte dice che non ha bloccato le opere. Io ho un caso emblematico, di là della, della, della Torino-Lione che se ne sentiamo parlare, parliamo dell'altra altra velocità che è la Brescia-Verona. Eh, Brescia-Verona: il cantiere non va avanti perché in questo momento c'è la costi benefici interviene il sottosegretario dell'Orso a Zapping qualche giorno fa e dice l'analisi di costi e benefici è superata, quindi l'opera va avanti, quindi l'opera non è bloccata. Interviene il giorno dopo a Rai 1 e Misto Vinelli e dice l'analisi di costi e benefici è stata fatta, quindi ora rivedremo il progetto. Allora, rivedere il progetto significa bloccare un'opera. Vediamo intanto la clip e poi commentiamo questa cosa. Dopo il voto su Salvini oggi quello su Toninelli e anche in questo caso l'aula si pronuncia contro le due mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture presentate da Forza Italia e Partito Democratico sull'alta velocità Torino-Lione. Ma sono orgoglioso di quello che ho realizzato come ministro e che abbiamo portato avanti come governo e rifarei tutto tutto senza esitazioni. Maggioranza compatta anche alla Camera, dove ottenuta la fiducia incassa il voto finale sul decretone contenente il reddito di cittadinanza e quota 100. Mentre persistono le divisioni nel governo sullo sblocca cantieri, nonostante il via libera parziale del Consiglio dei ministri di ieri. La mediazione è stata già fatta ieri. Adesso è di curare... Ecco. Cosa, qual è il vostro punto di vista eh, rispetto alle oh, grandi opere, alle grandi infrastrutture? Allora, io parto da una considerazione che secondo me è doverosa. Io avrei fatto le Olimpiadi a Roma ritengo che le occasioni, se mi avessero chiesto di fare le Olimpiadi a Cerveteri avrei fatto ponti d'oro, avrei, eh, avrei percorso a piedi l'Europa per ottenere le Olimpiadi a Cerveteri e capisco anche, l'ho sempre detto, che se la Raggi ha fatto una campagna elettorale sostenendo che lei avrebbe bloccato le Olimpiadi è giusto che un sindaco vince rispetto al proprio programma elettorale però apro una questione agli italiani che, che ci ascoltano, a lei e a chi analizza un po' no, la, la situazione politica noi non facciamo le Olimpiadi perché c'è il rischio di corruzione e poi arrestano il eh, presidente del consiglio uomo di punta del Movimento 5 Stelle a Roma, il più votato preside, pre, assessore al bilancio della città metropolitana per corruzione sul, il campo, sul il campo di su, sullo e indagano anche l'assessore allo, allo sport ora, premesso che io credo che quello che i 5 Stelle hanno fatto in questi anni sugli indagati è vergognoso e dimostra la loro pochezza e lo scarso spessore. Noi abbiamo una costituzione che dice che fino al terzo grado di giudizio siamo tutti innocenti. È innocente in questo momento, quindi anche Marcello De Vito e lo dobbiamo trattare da innocente. È ovvio che questa è la questione giudiziaria. Poi c'è la questione etica. Se escono delle intercettazioni che noi possiamo leggere e ascoltare in cui tra lui ed altri ci sono dei dialoghi, è chiaro che la sua componente etica non sembra la migliore e questo la possiamo giudicare prima che la giudicano i magistrati un giudizio politico giudizio diciamo un giudizio anche morale, no? umano ora se noi non facciamo le cose perché abbiamo paura della corruzione intanto dobbiamo essere specchiati e non è questo il caso in secondo luogo è il modo più semplice per non affrontare le questioni elettorali e per non affrontare i problemi della città tornando alle grandi opere io non penso che le grandi opere siano tutte necessarie Ok, stamattina facevo un dibattito con alcuni amici di Italia in comune in Sicilia sul ponte, no? Sul ponte sullo stretto. Sono uno di quelli, Italia in comune eh, ha, non ha preso ancora una posizione su questo tema, però sono uno di quelli che è sempre stato contrario al ponte sullo stretto per una serie di motivi anche ingegneristici, ok? Non sono convinto che le grandi opere vadano fatte tutte, ma sono convinto che non si possono fermare a priori. Per esempio, sulla Tav la ipotesi che, eh, di studio, i documenti che io ho visto insomma, da, 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 da persona normale, insomma, no? da sindaco, mi hanno convinto che la TAV non vada bloccata. Poi vanno fatte delle revisioni? È un altro conto, la tecnologia migliora. Siamo una nazione che progetta le opere in un anno e le realizza 40 anni dopo. Nel frattempo è cambiato il mondo. Allora di questo ci dobbiamo interrogare. Cioè, se noi per costruire un'autostrada ci mettiamo un secolo, è possibile che quando l'avremo finita le macchine voleranno. E allora se le macchine volano, quell'autostrada è stato uno sperpero di denaro pubblico. Però, e questo ce lo dovrebbero spiegare i 5 Stelle, non possiamo inseguire il consenso. Cioè noi non possiamo dire. Ah, in Puglia non facciamo la TAP, e nel nord-ovest non facciamo la TAV, per, perché questo significa fare quello che Grillo era un capopopolo, Grillo faceva il comico, faceva gli spettacoli dentro i teatri, Non può essere, ha, ha un ruolo diverso da un ministro del lavoro vice premier nazionale. Allora, Ultimo tema, non poteva non essere rispondere a quello che dice Salvini nell'Aula del Senato, dove chiede eh, di in, eh, non essere giudicato dalla magistratura in merito alla sua decisione di tenere per molti giorni eh, dei, eh, potremmo dire, naufraghi, perché in questo caso, perché non lo riconosci, ma hanno chiamato i naufraghi, sulla nave 18, una nave italiana. Uh, lui prende questa decisione. Questa decisione di lasciare dei naufraghi sulla nave per dei magistrati potrebbe essere un reato, ma il governo dice: è la nostra è, diciamo così, uh, è il nostro programma politico. Cioè noi la volontà politica, e no, noi per difendere il nostro paese li teniamo lì. Comunque sentiamo Salvini e poi le lo commento. Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio assolutamente tranquillo e sereno. Amo il mio Paese, da nove mesi dedico ogni mia energia a difendere la sicurezza, i confini e la serenità degli italiani, quindi ritengo un mio privilegio raccontarvi cosa è successo. Con l'intervento in quest'aula intendo sottoporvi alcuni elementi di valutazione che reputo essenziali per chiarire ogni aspetto della vicenda 18, visto che parecchie inesattezze le ho sentite. La Procura della Repubblica di Catania, in conformità con quanto disposto al Tribunale di Ministri, ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei miei confronti trasmettendo gli atti relativi. Sottolineo innanzitutto che non sono stato io a sollecitare la trasmissione degli atti. Qua qualcuno forse non ha capito che per andare a processo dovrei mentire a questo Senato e agli italiani dovrei dire che non ho fatto l'interesse pubblico del mio paese. E a me dire le bugie viene poco e viene male, soprattutto in un'aula come questa. È un mio limite, è un mio limite, perdonatemi. Allora. Venuto a conoscenza dell'esistenza di indagini, ho atteso le valutazioni del Tribunale, restando a disposizione dell'autorità giudiziaria e astenendomi dal depositare atti e memorie volti a ottenere il riconoscimento della natura ministeriale del reato che mi si contesta. Cinque diversi uffici giudiziari, cinque, hanno autonomamente ravvisato la natura ministeriale delle condotte attribuite. Di tale circostanza non posso che prendere atto, evidentemente. Spetta ora al Senato... Valutare se il ministro dell'Interno abbia agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante dello Stato e per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. La legge attribuisce, per fortuna, questa valutazione a voi. Mi limiterò, da parte mia, a ricostruire in modo corretto ed esaustivo quanto avvenuto perché è essenziale chiarire che la vicenda 18 non inizia con l'attracco della nave al porto di Catania, ma molto prima. Dalla ricostruzione dei fatti delle forze dell'ordine emerge che sia in presenza di un'iniziativa del governo italiano coerente con la politica relativa ai flussi migratori. Allora si dice che è una scelta politica e quindi la magistratura non possa sindacare una scelta del governo. Eh, il problema è che se Salvini avesse riconosciuto quelle persone, quindi fatti salire eh, le persone di competenza per il per il passaggio di identità da naufrago a eh, rifugiato, immigrato eh, clandestino, tutto quello che vuoi, in quel caso lui avrebbe diciamo, eseguito quello che la legge italiana stabilisce. In merito a questo, questo non è stato fatto. Io beh, ho capito che la, la magistratura quello che contesta è, è quello. In realtà, quindi, cosa si intende? Il Parlamento italiano ha precisato a dire che in realtà l'azione eh, mini, ministeriale governativa è sopra la legge. C'è un meraviglioso film che si chiama Il Duello e che racconta l'intervista che. Venne fatta a Nixon dopo il Watergate da un giornalista Frost e lui fece delle interviste a Nixon, un duello, un faccia a faccia come questo e a un certo punto Nixon disse una frase che secondo me è significativa di come si intende il potere. Siccome lo fa il presidente, allora è giusto. Questo è la tirannide, è, è lontano dalle regole democratiche. Nell'Italia contemporanea, così come nelle nazioni civili, noi abbiamo una separazione dei tre poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario, sono separati perché uno non può fare il legislativo senza essere sottoposto al giudiziario e viceversa. Ora, io le faccio questo esempio. Nel mio programma elettorale. Ho scritto che voglio fare una scuola a cerveteri, è vero, io ho bisogno di una scuola a cerveteri. La posso fare su un terreno che non ha la natura urbanistica, posso farla in piazza, la posso fare in un parco protetto, la posso fare in un'area. No, sono costretto nonostante io sia il sindaco della mia città e sia stato votato dai cittadini, a trovare un terreno adeguato. Sono costretto a espropriarlo a comprarlo. Non lo posso sequestrare. Sono costretto ad avere la destinazione urbanistica e a rispettare tutti i vincoli di tutti gli enti, anche dell'ultimo, anche del, della, del rispetto della fauna, se no non la posso fare. Se no, se avesse ragione Salvini, io domani potrei andare a Cervetri, potrei fare una scuola, infrangendo il patto di stabilità, quindi spendendo le risorse che lo Stato non mi fa spendere, accendendo un mutuo che non posso accendere, usando un terreno che posso togliere al qualunque privato e posso farlo anche se la destinazione urbanistica non è quella. Non è così. Salvini perché non vuole farsi progressare? Perché teme che ha come di aver commesso un reato e sa che questo lo bloccherebbe. Perché la Lega ha restituito, sta restituendo i 49 milioni di euro rubati, rubati e acclarato che siano stati rubati in 80 anni, ma lei non ha mai preso la multa? Io ho preso delle multe nella vita, è successo qualche volta ho preso qualche multa, o che mi è arrivata una cartella perché me ero scordato di pagare qualcosa, perché non posso dilazionare in 80 anni? Però devo dire che lì il difetto c'è la magistratura, la scelta della dilazione è una scelta della magistratura e ci dovremmo dire a questo punto, ma non è il tema di oggi. E non voglio neanche no, confondere fuori. questa bella intervista co col tema, voglio... ma la magistratura a questo punto di vista in Italia dovrebbe secondo me, eh, ritrovare... me, ritrovare. So, dovrebbe fare una, una serie di puntate solo sulla magistratura. Trovare un suo senso logico, sì. cioè, perché a me piace tanto questa frase, poi la lascio, che eh, è la giustizia è uguale per tutti. E mi piacerebbe veramente che il potente e il pezzente venisse trattato sempre allo stesso modo, ma intendo dire, ma intendo dire che neanche sul potente bisogna agire in modo diverso solo perché è potente un nemico, come anche per il pezzente bisogna agire allo stesso modo. Io la devo lasciare perché il tempo in nostro possesso è scaduto e spero che i cittadini e quindi spero che i nostri spettatori siano fatti una idea di quello che è il progetto e quindi soprattutto le persone vere che sono dietro al progetto di Italia in Comune. Ringrazio il sindaco di Cervetti, Pascucci. Pubblicità, grazie. I don't know just how it happened. I let down my guard Sore I never fall in love again. But I fell Tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, sotto, diciannove, 21, metto uno in più, vabbè. Che se. Guarda un po' quant'è questa. 3 kg e 100, a cool and cleansing Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. La salsiccia va come il vento, 3 kg di salsiccia, qui 3 kg hai detto? Eh? 30 salsicce. Me. io prima di comprare qualcosa, il maiale soprattutto, voglio che sia italiano allora vengo qua all'antica orfineria Lattanzi alla Franco e guardi, guardi, non le comprereste tutte? Mamma mia, è che mi fa un po' male al fegato dopo un po' però tutta sta fila se può fa' come si dice a Roma, se può fa' Oh, senza conservanti, senza coloranti, senza glutine, senza lattosio. Da chi? Da Lattanzi. Tutta roba italiana. Tutte. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e figli. Via Casilina, chilometro 21 e 600. Laghetto di Monte Compatri. Telefono 06 94 76 055 www.antica-norcineria.com L'antica Norcineria Lattanzi, da quattro generazioni punto di riferimento nella produzione di carni suine, vi aspetta per aprire le sue porte su un mondo fatto di bontà, genuinità e convenienza. Potrete gustare il meglio della produzione norcina abbinando i sapori della buona cucina all'affidabilità e alla sicurezza di carni controllate di ottima qualità. Un'ampia scelta di prodotti che soddisfano ogni esigenza con offerte vantaggiose e prezzi convenienti. Anche Andrea Roncato ha scelto l'antica norcineria Lattanzi. Venite a trovarci e siamo certi che farete lo stesso. Scopriremo insieme un'oasi di gusto e sapori che porteranno gioia, freschezza e benessere sulle vostre tavole.